ragazzi, vi leggo un paio, anzi una notizia, ve la leggo direttamente come è stata scritta su un quotidiano. Non voleva staccarsi dalla sua creatura, non riusciva a immaginare che quel piccolo piccola che tanto aveva desiderato potesse finire smaltito in ospedale e chissà come. Un trauma indelebile, partorire spontaneamente in preda ai dolori nel bagno di casa, l'incubo peggiore per chi già si coccola immedesimandosi nei panni di una futura mamma. Pensare anche solo per un attimo di doversi disfare di quel feto come se fosse un rifiuto ospedaliero qualsiasi deve esserle sembrato una ulteriore violenza da infliggere a se stessa. Così, insieme con il suo compagno, una infermiera romana di 44 anni, ha deciso di tenere con sé quell'esserino che cominciava ad avere le fattezze di un bimbo, conservandolo nel freezer, in cucina. Quasi non volevano credere ai loro occhi gli agenti che sabato hanno varcato l'ingresso dell'abitazione della coppia. Il feto, 18 settimane e lungo 30 centimetri, era già irrigidito, sigillato da qualche ora. I due infermieri saranno denunciati per occultamento di cadavere. Allora io dico, ragazzi, una cosa molto semplice. Come sapete, io sono a favore dell'aborto, ovviamente. Però. Ora, che male ha fatto questa coppia a prendere questo cadaverino, diciamo, questo piccolo feto già formato, evidentemente di 18 mesi, a metterlo nel freezer? Sì, è vero, voi direte, ci vogliono le regole, non si può permettere che qualcuno, no, partorisca e poi non ci si può disfare del feto come uno vuole, va messo negli ospedali, va gestito dagli ospedali, va utilizzato, eccetera. Però Parenzo, davanti a una madre, a un padre, no, che lo custodiscono nel freezer, c'è un elemento di follia, no? La custodia nel freezer. La custodia sembra in un freezer. Quegli horror americani. Che vai lì e che lo vedi e fa. E sta con gli occhi così, magari con le braccine così, no? Appena formate. No, non voglio neanche. E che fai? Li accusi di occultamento di cadavere? Li condanni per occultamento di cadavere? Beh, questa è la legge, questa è la legge, ma sei veramente tesoro. Brutale. È la legge, sei tesoro. Veramente un cinico. Questa è la legge, sei veramente terribile, io. Certo. Questa è la legge, tesoro. Dunque, in freezer con il feto abortito, denunciati i due infermieri. Volevamo averlo con noi. Cioè, secondo te sono due aguzzini? Come, a chi li paragoni? Un errore assoluto. No, non li paragono a nessuno e non mi farai dire cose che non voglio dire. Dico due che è un errore. Due mostri. Dico che è un orrore. Sì, beh, sì, assolutamente ma sì. No, va dai, su. E sono due che erano sconvolti dal fatto di avere perso un figlio. E volevano un vedere assoluto. Questo feto congelato la mattina. Che cazzo ne so, prova a immaginare. Una cosa incredibile, degna della peggiore. O tragedia shakespeariana, possiamo anche dire, anche se all'epoca di Shakespeare non c'era il frigorifero. Allora, leggo da un articolo del signor Fabio Dragoni sul quotidiano La Verità, del nostro amico. Vabbè, in collegamento dalla sua città, dove è consigliere comunale, Mirko De Carli, Popolo della Famiglia. Buonasera, buonasera. Ben trovati, buonasera. Eccoci qua. Allora, caro Mirko, De Carli è un altro tipico ospite della Zanzara che in qualunque orario tu lo chiami, lui non solo risponde, ma ha stronzate quotidiane da sfornare. È un caso penso più unico che raro. Ogni argomento lui ha una stronzata. E si autodefinisce. No, aspetta Mirko che non sento un cazzo. Aspetta. E questa è una fortuna. Mirko, mi senti? Ti sento perfettamente, eccoci qua. Allora, scusami Mirko, tu hai saputo della storia quella là della che è successa a Roma, no? A quei due infermieri, sì? Certo. E che cosa vuoi dire? Per Parenzo sono due mostri questi qua, hanno messo in freezer un feto. Ma è ovvio che Parenzo sono due mostri, perché Parenzo, quando c'è da dare addosso, che ha il coraggio di difendere la vita, Parenzo è il primo che l'attacca.
Ma tu mettiti nei panni di questi due genitori, è come fosse un petto di pollo, vita, come fossero, come fossero i bastoncini Findus. Quello è un pezzo di pollo, per te quello è un pezzo di pollo, no, quello è un dire, essere umano, proprio perché non lo quello è un essere non lo metti umano in freezer, che veniva no? buttato ma come fai a difendere l'illegalità? Come fai a difendere l'illegalità? Un pezzo di carne umana in frigo, imbecille, imbecille, tu sei del movimento per l'idiozia, non per la vita, movimento idioti italiani. Un essere umano nel bidone dell'immondizia, noi no, e questi genitori si sono indignati di tutto questo e hanno conservato quel dolore, e merita di essere rispettato, sì, perché poi lo avrebbero sicuramente, sepolto, come va sepolto. E poi cosa fai? Ogni tanto lo scongeli e lo guardi? E ma poi cosa fai rispetto, ogni tanto? Vengono gli amici e cosa fai? Lo scongeli e lo mostri agli amici? Ma vergogna, ti schifoso! Sono rifiuti! Sono rifiuti umani, invece quelle persone hanno avuto il coraggio di dirci che quella creatura meritava una sepoltura dignitosa. E non poi che cosa fai? Vai lì a prendere speciale. Il tè, lo scongeli, ecco. Lo porti in un vassoio d'argento, no, a far Parenzo, vedere agli amici. Non ridicolizzare, ma vergognati, tu ridicolizzi una cosa importante. Ma invece che guarda, due genitori ti faccio vedere questo feto che ho in freezer. Qua ci sono le chips, le patatine, qua ci sono i filetti Findus, qua ci sono le cotolette alla milanese e qua c'è il feto. Ma vaffanculo, va. Ma che ci devi fare col feto? Ecco. Scusami, Mirko, c'è stato. Cioè, cosa c'è poi? Dici, scusami, Mirko, polto. Benvenuto a cena a casa mia. Guarda, c'è il gelato Häagen-Dazs, però sei qui c'è anche un feto. Parenzo, imbecille di un imbecille. Sei ridicolo e spero che quei genitori non ti ascoltino perché non hai rispetto per loro. Però scusami, non attimo, hai rispetto. Scusami un attimo, Mirko. Hanno commesso un reato. Ma lo reato o no? Mettitelo su per il culo, Parenzo. Il reato te lo devi mettere su per il culo, perché quei due genitori che hanno avuto un lutto meritano rispetto, non questa gogna mediatica che hanno subito. Però hanno preso, un feto di 18 settimane hanno preso e l'hanno un feto, congelato. Ma... L'hanno, per me non l'hanno congelato e probabilmente avranno idea, come le persone normali dovrebbero fare, di andarlo a fare seppellire in un cimitero per i bimbi non nati. Non è contro la legge, lo capisci o no, mettere un feto in freezer? È una barbarie, una legge che permette che un feto venga buttato nei rifiuti speciali. Ho capito, speciali. Ma che devono fare? Ecco. Altrimenti sarebbe un caos, non è che ciascuno si conserva in il feto a casa sua. In Italia ci vorrebbe il coraggio di fare una legge dove il feto venga sepolto come ogni essere umano, cioè perché è una vita. Anche appunto. i feti degli aborti. Assolutamente sì. Uno decide di abortire e si fa il cimitero dei feti. Cimitero dei feti, certo, contro la volontà della donna che abortisce, contro la volontà. Certamente della... sì, perché quella è una creatura su, che ha una dignità, a prescindere dal fatto che lo porti una donna in grembo. Scusami, perché non fai un freezer a casa tua? Fai un freezer a casa tua di feti. Non fare il ridicolo. Fai un freezer a casa non tua. Non essere fai ridicolo. Perché tu non pazzesco. Hai mai provato il dramma di un aborto. Parla con le donne che hanno vissuto tu? Il dramma di un aborto. Sai tu? Io lo so ma perché ne ho incontrate tu? Tante. Ma io cosa ne ho incontrate anch'io? Tante. Tu anch'io, non le incontri. Molte. Cosa chi ne sai tu di cosa è capitato a me? Cosa ne sai tu non di quello allora che è capitato a me che ho avuto genere, quattro figli? Che ne sai se per caso? Ma che ne sai tu se per caso anche in famiglia mia non c'è stato qualche aborto? Ma che ne sai? Ma che ne sai tu? Ma ti sto ripetendo, stai pestando una merda, che ne sai tu? Ecco. Che ne allora, sai tu? Allora, che ne non sai? Hai mai fermo parlato di quello che è accaduto a casa te. Mia? Allora, fermo capito? Un attimo, sei fermo. Tu che parli degli altri. Allora, aspetta, Mirko. No, io ho detto aspetta, che mettere in freezer un feto è, da mostri, è sì. contro la hai legge. Hai ridicolizzato, certo. Vergognati, Parenzo. Allora, fermo vergognati. Un attimo, fermati un attimo. C'è la signora Briganti che ti vuole dire una cosa. Andalita, visto che volevano una donna che ha subito questo dramma, eccomi. Però volevo dire una cosa all'ascoltatrice, che al signor Mirko. Come l'ascoltatrice? Sì, perché al femminile. Tu mi puoi chiamare bello, autore, caso, io lo bello. Chiamo ascoltatrice. Ma non è un politico, è un consigliere Giuseppe, comunale. Quante volte politico, mi è stato detto autore De Gasperi era un politico. De Gasperi era allora un politico. Nils De Jotti era una politica. allora esatto. Io vorrei dire qualcosa all'ascoltatrice. Ma non è un'ascoltatrice, è una Giuseppe, è un ospite. Sì, è un'ascoltatrice. Allora perché tu mi bello puoi dire cosa, autore di 10 libri e io devo stare zitta? Io non sono un autore, io sono un'autrice, allora io dico all'ascoltatrice. Che
perché, visto che voleva una donna che ha subito un dramma dell'aborto, eccomi, le leggi si rispettano. E da cattolica trovo profondamente offensivo. Ma tu hai abortito, no? Tu hai abortito qualche volta. Ho subito questo, si parlava di dramma dell'aborto. Ho subito questo dramma, cioè, non ho scelto di perché esiste l'aborto naturale, purtroppo. L'aborto naturale. Quindi, non hai conservato il feto nel l'aborto frigo, però. Cosiddetto. Purtroppo sono stata all'epoca, ho seguito tutto l'iter medico, cioè, non volevo conservare. Non ho messo niente in freezer, ma ci tenevo a dire, Giuseppe, da cattolica, questa ascoltatrice che spero sia in ascolto. Ma non è cattolico pure lui, Mirko? No, non è cattolico, perché un cattolico non può pensare di mettere un essere in frigorifero. E secondo punto, sarebbe molto pericoloso pensare al feto nei termini anche giuridici che ha detto l'ascoltatrice per la legge sull'aborto. Quindi le leggi si rispettano con pietà umana. Con pietà umana, non in freezer. Dove lo sei? Non in freezer. Dove lo sei? Ma non dove in lo freezer. Sei? Ma la dignità umana è buttarlo nell'immondizia come un rifiuto speciale? Si seguono le procedure mediche legali. Fermi là che torniamo, fermi là. L'occasione perfetta, trova sempre. Allora, prima del ritorno di una persona, di un generalissimo qui negli studi di Milano, c'è ancora spazio, caro Parenzo, per Mircone De Carli, consigliere comunale. Ma c'è ancora, ecco, l'ascoltatrice De Carli, c'è ancora. Ma perché siete fissati su questa femminilità? Avete dei disturbi mentali, ecco, vedo. Ottimi disturbi mentali. All'ascoltatrice De Carli che difende i feti nei frigoriferi. Difendo vita umana, Parenzo. La vita umana, Parenzo, quei due genitori li hai trattati in maniera sprezzante. Vergognati, David, vergognati. Quei genitori hanno commesso un reato. No, non è un reato. Sottrazione di cadavere. Provate un cadavere andare in freezer. A chiedere a un italiano se ritiene che hanno fatto sottrazione di cadavere. Quella famiglia, quella mamma e quel papà, hanno avuto il coraggio di fare un atto eroico che finalmente apre un dibattito in Italia sulla dignità dei feti, che i feti sono vita e dobbiamo seppellirli a prescindere dalle scelte personali. È uno simbolo, i feti sono vita. Sono vita. Ma l'hanno messo dentro il frigo congelato, non hanno aperto il dibattito, se lo sono preso e se lo sono tenuto dentro il frigo. Quindi non hanno voluto che venisse buttato nei rifiuti speciali. Che ne pensi della Germania che ha legalizzato la droga leggera, amico mio? Allora, la Germania ha fatto una scelta del cazzo. Legalizzare le droghe leggere è un tumore per i più giovani. Se noi andiamo avanti in quella strada, roviniamo le generazioni più giovani che sono il nostro. Sì, è un tumore. Ma se li fanno lo stesso le canne, se le fanno lo stesso. Ma non c'entra un cazzo. Io, come Stato, devo dare l'esempio e non posso legalizzare ciò che fa male ai più giovani. È una cosa indegna. Il bacio gay durante affari tuoi là con Amadeus, che ne dici? Se fossi stato il direttore di una RAI di centrodestra, avrei sospeso affari tuoi. Perché un bacio gay in prima serata su Rai 1 affari tuoi non lo do in fascia protetta ai bambini. Perché guardano la televisione i bambini e le famiglie. Un bacio tra due eterosessuali, invece, non è un bacio che io da famiglia italiana accetto. La RAI la tira u di tutti e io lei, non voglio un bacio omosessuale. Lei è una vergogna. Lei è una persona che rispetta la dignità delle vite. Ciao Mirko, a presto. Voi. Rispetta la dignità, ma il bacio omosessuale non si può dare. Pensa a te che dignità rispetta. Daniele da Lucca, avanti tutta. Si prepari qui con tutta la sua forza il generalissimo.